Un caloroso benvenuto a tutte e tutti i partecipanti. Sono molto contento di inaugurare oggi questo nuovo ciclo di Zoom In. Zoom In, come sapete, è un momento di presentazione di libri, di volumi, di autrici, di autori che si occupano di piste che intersecano i temi del progetto ERC Anaicon, che è dedicato agli ambienti immersivi virtuali da prospettive diverse, che sono una prospettiva storica, una prospettiva teorica e anche una prospettiva che coinvolge le pratiche di applicazione delle tecnologie di realtà virtuale e di realtà aumentata. È poi un particolare piacere oggi presentare il volume di Giancarlo Grossi, perché si può proprio dire che questo volume costituisce un primo output, come si dice, una prima produzione delle ricerche che stiamo svolgendo all'interno del gruppo, e quindi è anche un modo per gettare uno sguardo sull'officina, sul laboratorio e sulle cose che stiamo facendo. Do subito la parola alla chair della serata, che è Elisabetta Modena, che ringrazio, che condurrà la presentazione del libro e poi modererà anche le nostre domande, che molto cattive, che rivolgeremo a Giancarlo. Grazie ancora a tutti e Elisabetta, a te la parola. Grazie Andrea e buonasera a tutti. Allora, sono molto contenta oggi di presentare Giancarlo, che è collega e amico, assegnista di ricerca in estetica presso appunto il Dipartimento di Filosofia Piero Martinetti dell'Università degli Studi di Milano, parte del gruppo di ricerca IRC di cui ha parlato poco fa Andrea. Si è laureato in filosofia e ha dottorato in cinema presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha insegnato filmologia, semiotica dell'arte, estetica dei media in diversi atenei, la Cattolica, ma anche l'Università degli Studi di Milano, attualmente l'Università di Bergamo e l'Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia. I suoi interessi di ricerca riguardano l'intersezione tra media, cultura visuale e scienze della mente, che indaga anche da un punto di vista media archeologico. E tra i suoi lavori ricordiamo Le regole della convinzione archeologia del corpo cinematografico, pubblicato per Melteni nel 2017, e il recentissimo La notte dei simulacri, sogno, cinema, realtà virtuale, edito da John e Levi, quest'anno, di cui questa sera ci parlerà. Questo libro è un libro molto denso, molto complesso, ma al tempo stesso anche di facile lettura, perché è scorrevole e molto affascinante, sono di parte. È un libro appunto che parla del sogno, della relazione tra immersività e sogno da anche un punto di vista medio archeologico, perché non parla solo di realtà virtuale, ma parte dall'Ottocento, anzi per la verità dalla fine del Settecento, con l'invenzione del panorama e quindi di questo, diciamo, strumento immersivo, di questa tecnologia immersiva che può dirsi, appunto, ce lo spiegherà meglio Giancarlo, uno dei primi, diciamo, luoghi dove questa idea di sogno si è concretizzata e arriva fino a oggi. Quindi ti lascio la parola per raccontarci un po' il suo libro. Giancarlo parlerà una mezz'oretta, dopodiché io bloccherò, ma penso che finirà lui. Ecco, ci siamo messi d'accordo per circa una mezz'oretta e poi invece accoglieremo le domande del pubblico che speriamo e siamo sicuri saranno numerose. Giancarlo, lascio la parola a te, prego. Grazie mille Andrea, grazie mille Betta per questa splendida presentazione e grazie a tutti voi per essere qui. È veramente un piacere poter parlare insieme di questo mio libro e di poter aprire magari un dibattito sulle idee principali che veicola. Io avrei bisogno di condividere il mio schermo e vi mostro un PowerPoint. Per mostrarvi un PowerPoint che ho preparato. Allora, presentazione. Eccolo qua. Allora, questo mio libro effettivamente nasce in relazione alle ricerche che ho potuto fare durante
questi anni di azionista di ricerca guidato da Andrea, guidato anche dalla professoressa Cappelletto, ma soprattutto in relazione al progetto di ricerca ANAICON, che è un progetto di ricerca che, come già descritto da Andrea, ha a che fare soprattutto sulla possibilità di interrogarsi sullo statuto di queste nuove immagini che iniziano ad abitare nella nostra epoca, e sono immagini anche che richiedono un particolarissimo tipo di relazione, ovvero ci richiedono di abitare al loro interno. È un libro che qui nasce soprattutto da un'idea, ovvero parte da un tipo di esperienza che è comune a tutti noi, ovvero quella di essere immersi in delle situazioni, di relazionarsi con dei soggetti, di trovare anche le ansie che queste situazioni portano con sé, e a un certo punto di risvegliarsi e scoprire che non si trattava altro che di un sogno, ovvero che l'esperienza che ci sembrava reale, l'esperienza che ci avvolgeva e che presentava anche un carattere così fortemente multisensoriale, non era altro che in realtà l'esperienza di un'immagine, però di un'immagine mentale che come tale è secretata nel vissuto di ogni individuo. Invece qualcosa di molto simile accade con i dispositivi di realtà virtuale oggi, quando ci troviamo all'interno di delle immagini immersive che possiamo esperire anche esse da un punto di vista fortemente multisensoriale, e tutto un tratto vediamo questi mondi così complessi scomparire una volta sollevato il visore in quello che sembra diventare una sorta di risveglio. Allora, abbiamo in entrambi i casi la possibilità di relazionarci ad un'immagine, nel primo caso mentale, nel secondo materiale, un'immagine che però appare come avvolgente, come immediata, e che richiede una fruizione non solamente visiva, ma che riguarda l'intero insieme della corporeità e della sensibilità. Però è possibile pensare che sogno e realtà virtuale abbiano una storia in comune? Allora, in particolar modo c'è Walter Benjamin che già in un breve scritto del 1926 intitolato Kiccio Onirico parlava della possibilità di scrivere una storia del sogno. Anzi, la sua idea principale è che la storia del sogno è ancora da scrivere. Aprire una prospettiva su di essa, scrive Benjamin, significa sferrare un colpo decisivo attraverso l'illuminazione storica al pregiudizio della sua confusione con la natura. Il sognare partecipa della storia, ovvero già in Benjamin appare in modo molto forte l'idea che noi non abbiamo un accesso all'esperienza del sogno perché rimane secretato nel vissuto individuale, però allo stesso tempo esiste una dimensione culturale del sogno per cui per tutti noi determinate immagini e determinate esperienze sono riconoscibili come oniriche. E allora l'idea principale di questo libro è che il sogno come lo conosciamo oggi sia nato in concomitanza con il diffondersi dei dispositivi immersivi. E quindi io vado a cercare la storia del sogno e la storia dell'immersività in un identico contesto storico-culturale, che è quello della seconda metà del XIX secolo, ovvero all'interno di un contesto storico, di un periodo storico, in cui avvengono due movimenti principali. Da una parte abbiamo dei dispositivi immersivi che presentano delle caratteristiche che iniziano a essere descritte come oniriche, e dall'altra abbiamo dei tentativi di rendere collettivamente fruibile l'esperienza del sogno, ovvero inizia quel processo in cui il sogno diventa oggetto di analisi, di racconto, di condivisione, si elaborano delle tecniche per poter registrare e raccontare i sogni, e quindi dal vissuto individuale l'esperienza del sogno diventa collettiva. Io parto
nel mio libro da questa esperienza del 2018 che si chiama Somnai, è un'esperienza di realtà virtuale, o meglio un'esperienza che mischia realtà virtuale e teatro immersivo, che ricostruisce una clinica del sogno lucido, ovvero invita gli utenti a indossare pigiami o camicioni e allo stesso tempo a indossare non una mascherina che li isoli dalla luce esterna e gli permetta di penetrare nel mondo dei sogni, ma un particolare tipo di mascherina che è il visore della realtà virtuale. Ed effettivamente l'esperienza di Somnai è un'esperienza in cui avviene un dialogo molto forte tra l'ambiente fisico circostante, con le sue impressioni multisensoriali, e l'immagine della realtà virtuale che riproduce in un certo senso dei sogni tecnicamente esteriorizzati e condivisibili. Allora, l'idea è che a partire da questa esperienza ci possiamo chiedere qual è la storia che porta a una così forte identificazione tra sogno lucido ed esperienze di realtà virtuale. E bisogna partire dal panorama, come anticipava già Elisabetta, dal primo panorama di Robert Berker, un dispositivo che richiedeva allo spettatore di penetrare prima attraverso un corridoio buio per poi ritrovarsi completamente avvolto dall'immagine, un'immagine circolare, una tela circolare che non racchiusa all'interno di alcuna cornice e priva di un unico punto centrale di fuga e che è alla base di una particolarissima relazione con l'immagine stessa. Lo spettatore non è più posto di fronte all'immagine, ma è catturato all'interno di essa, a tal punto che i primi panorami vengono descritti alla stregua di sogni e di incubi. O almeno è quello che fa un estetologo come Eberhard, che nel 1803 aveva avuto occasione di vedere il primo panorama di Berker a Lipsia, e che lo descrive come un incubo da cui è impossibile fuggire o risvegliarsi, proprio per questa caratteristica particolare, che non siamo di fronte ad un'adesione volontaria all'illusione. Siamo catturati all'interno dell'immagine e nessun confronto con il mondo esterno permette di risvegliarsi e di avere un aggancio con la realtà. Per cui, primo movimento, i dispositivi immersivi iniziano a essere descritti secondo la logica del sogno. Non solo il panorama, ma anche la fantasmagoria che si diffonde nella Parigi del XIX secolo, soprattutto a partire da una figura come Robertson, è un'esperienza dell'immagine in cui le immagini non sono frontali, ma appaiono sotto forma di fantasmi in ogni direzione di questa sala buia, e che ancora una volta sono descritte come esperienze oniriche, o meglio, all'interno dello stesso programma di Robertson, che è possibile ricostruire all'interno dei suoi memoir, esistevano delle per le prime esperienze chiamate le rêve ou le cauchemar, in cui effettivamente la fantasmagoria stessa, l'esperienza dell'immagine, è presentata come un sogno materializzato. Quindi il primo movimento, abbiamo detto, è che le esperienze immersive dell'Ottocento sono descritte come sogni, però c'è un secondo movimento, quello in cui una serie di studiosi che vengono una ventina d'anni prima delle ricerche di Freud, specialmente nel contesto della parigino, iniziano a studiare delle tecnologie, delle tecniche per poter raccontare i sogni. E l'altro aspetto è che anche in questo caso vedremo come il racconto del sogno corrisponde in modo fortemente all'idea
dei dispositivi immersivi. Il primo di questi libri è Le Sommets et le Rêves di Alfred Maury. Questi studiosi sono chiamati da Freud gli eruditi addormentati, proprio perché la loro analisi del sogno è totalmente intima e interiorizzata, nel senso che loro non fanno altro che analizzare i loro stessi sogni attraverso particolari forme di pratiche. La pratica di Maury è molto semplice, consiste nell'avere un coadiuvante che lo sveglia a metà del sonno e gli permette di ricordare, di trascrivere il sogno. L'altro grande studioso è uno dei pensatori all'origine della pratica del sogno lucido, è il Marchese de Saint-Denis, che scrive invece Le Rêve et les moyens de le diriger, i sogni e i modi di dirigerne il corso, e in Saint-Denis invece vengono elaborate delle vere e proprie tecniche per, in un certo senso, prendere il dominio del corso dei sogni e allo stesso tempo trasformare la narrazione onirica in modo tale da prenderne possesso. Per cui all'interno di questo testo abbiamo un diverso metodo, ovvero un metodo che consiste soprattutto nell'associare degli stimoli sensoriali a delle idee e che rende possibile invece di diventare autori attivi del proprio sogno. Ora, l'aspetto che maggiormente mi è interessato è che in entrambi gli autori il sogno è paragonato costantemente ai dispositivi immersivi dell'epoca. Ovvero, i dispositivi immersivi funzionano da metafore tecnologiche, da metafore immaginarie che sono capaci di ricreare a livello collettivo l'esperienza del sogno. Il primo esempio è il panorama mobile, che ricorre soprattutto il Maury, e il secondo è il fantascopio, ovvero il dispositivo, la lanterna magica che è alla base della fantasmagoria e che invece la metafora principale di Saint-Denis. In che senso? Nel senso che, esattamente come nella fantasmagoria abbiamo un vetrino, come nelle diapositive che abbiamo conosciuto negli anni 90, che inserito davanti a un fuoco permette una proiezione, in questo caso la proiezione di fantasmi, così avverrebbe per lo stesso sogno, in cui il vetrino è l'idea. La memoria è ciò che la fotografia ha immortalato, e ciò che viene proiettato diventa il sogno. L'esperienza del sogno come panorama è centrale anche in Bergson, specialmente in uno scritto del 1901 intitolato per l'appunto Le Rêve, che ora troviamo all'interno dell'energia spirituale. Quindi abbiamo a che fare con una dimensione dell'onirico che predispone una particolare tipo di esperienza, ovvero quella di un soggetto che si ritrova circondato da una serie complessa di immagini che scorrono intorno a lui e che non ha il dominio di questa totalità. E questa è l'esperienza estetica onirica che è al centro sia dell'immersività che del sogno. E però la particolarità è che in questo scritto di Bergson il panorama mobile, come metafora del sogno, non basta. Cioè c'è un'identità forte con un'altra tecnologia che è stata appena inventata, che è la tecnologia del cinematografo. Per cui agli occhi di Bergson il cinema e il panorama mobile avevano una profonda identità con il sogno e anche con una dimensione immersiva, di relazione immersiva nei confronti dell'immagine. Il fatto che il primo cinema possa essere considerato un dispositivo immersivo non ci sorprende, perché già il primo mito dei Lumière, il famoso mito del treno che avrebbe condotto gli spettatori alla fuga, proprio perché sembrava poter uscire dallo schermo, ci dice molto della percezione di un dispositivo, di una percezione dello schermo cinematografico come molto differente da quella che abbiamo oggi. Ed effettivamente il primo cinema
rappresenta i sogni e li rappresenta come schermi cinematografici. Abbiamo una sorta di movimento in cui, in un certo senso, il sogno viene reinventato di volta in volta, ogni volta che emerge un nuovo dispositivo, un nuovo medium che dispone un'esperienza paragonabile all'onirico. Per esempio, in Histoire d'un crime di Ferdinand Zecca, film del 1901, il soggetto protagonista è un condannato a morte che rivede tutta la sua vita in sogno prima dell'esecuzione. E guarda caso, il sogno appare alle sue spalle sotto forma di schermo cinematografico. Uno schermo cinematografico in cui passa la totalità, come nella concezione di Bergson. Ma allo stesso tempo questa identità è visibile anche in altri dispositivi grafici. Penso ad esempio a Little Nemo di Winsor McCay, in cui ancora una volta abbiamo un forte rapporto tra immagine grafica e rappresentazione del sogno, ma guarda caso corrisponde ancora una volta con la possibilità di rompere la soglia dell'immagine. In Winsor McCay abbiamo sequenze come questa, in cui abbiamo questo elefante che in sogno sembra poter fuoriuscire dalla tavola, oppure altre immagini in cui sembra piuttosto che si possa infrangere la soglia dell'immagine dall'altro verso. Per cui sembra che la condizione, che il cinema viva una condizione molto particolare. Da una parte nasce come medium immersivo, ma lo schermo inizia subito a tradire questa vocazione, ad essere percepito in modo molto diverso, ma nella rappresentazione del sogno, o nel cinema o in altri strumenti grafici, appare sempre possibile ritornare a questa origine immersiva, alla possibilità di rompere la soglia dell'immagine. È quello che ad esempio vediamo in Buster Keaton, in Sherlock Junior, in italiano è tradotto come La palla numero 13, dove Keaton può entrare nello schermo cinematografico proprio grazie alla condizione dell'assopimento. L'assopimento lo trasforma in un avatar che può oltrepassare il mondo dell'immagine, e però è un mondo dell'immagine che allo stesso tempo, come sappiamo, tende ad espellerlo. Per cui, in un certo senso, lo schermo del sogno diventa un concetto centrale, diventa un'idea, lo schermo del sogno diventa un dispositivo in cui abbiamo tanto la consapevolezza dell'esistenza di una superficie dell'immagine separata dallo spettatore, quanto l'idea della sua oltrepassabilità. Perché in un certo senso il sogno è come se il cinema mantenesse il ricordo della sua origine immersiva e onirica. È quello che possiamo vedere anche in Jean Cocteau con Orfè, dove però abbiamo invece la possibilità di superare altre superfici che iniziano a imporsi nell'immaginario cinematografico. La prima di queste è lo specchio. Il sogno può diventare allora condizione per entrare in altre cornici, la cornice dello specchio, attraverso in questo caso l'idea di Cocteau, dei guanti, e quindi anche di una dimensione tattile che rende possibile penetrare dall'altra parte dell'immagine, che rivediamo anche nel famoso corto Through the Mirror, ispirato esplicitamente a Lewis Carroll, in cui effettivamente l'idea è che la possibilità che nel sogno emerga la possibilità di entrare nel mondo al di là dello specchio, e che è un mondo in cui gli oggetti sono animati, perché che poi è una dichiarazione poetica strettamente legata al mondo, dalla visione disneyana che, come sappiamo da Eisenstein,
strettamente a che fare con la possibilità, con l'animismo, con la possibilità di animare animali e oggetti. L'altra cornice che viene infranta è quella del dipinto, un esempio è La Mort Rêvée di L'Herbier, un breve corto in cui i protagonisti dell'opera di Watteau, Il pellegrinaggio a Citera, riescono a fuggire dalla cornice del quadro e a girovagare nelle strade di Parigi, ma ancora una volta il tutto non corrisponde ad altro che al sogno di un'attrice americana che sta visitando il Louvre. Oh, sappiamo ancora meglio, anche Pietro, che vedo qui, Pietro Conte, ha studiato molto questo esempio, l'esempio di Sogni di Kurosawa, in cui l'onirico corrisponde perfettamente alla possibilità di entrare nel mondo diegetico, nel mondo immaginario dell'autore, in questo caso di Van Gogh, di entrare nell'opera di Van Gogh, nel suo immaginario, nei suoi sogni, e di dialogare attivamente con lui. Nel cinema, fino alla contemporaneità, quindi, l'idea di un'origine immersiva del sogno corrisponde con la possibilità di varcare una soglia. Questa dimensione cambia radicalmente con il cinema postmoderno, in cui invece inizia a essere rappresentato un tipo di dispositivo in molte opere che noi potremmo chiamare la macchina dei sogni. Se nei primi dispositivi, in queste cornici infranti, vedevamo quasi una nostalgia dell'origine onirica del cinema, qui invece vediamo più che altro una prefigurazione di un futuro del cinema. Cosa è cambiato? Non ci si ritrova più in Existence o in Inception o in altri film a varcare la soglia, ma ci si ritrova già in mezzo a una la macchina dei sogni porta il soggetto rappresentato già in mezzo al sogno e nella situazione complessa di dover ricostruire un mondo diegetico che è diventato articolato, complesso, pieno di informazioni presenti in ogni angolo e che richiedono uno spettatore attivo o interattivo. Altri esempi sono Inception, che conoscete bene, oppure Paprika di Satoshi Kon, in cui la macchina di sogni diventa uno strumento psicanalitico in cui poter entrare direttamente nei sogni dei pazienti. Ora, cosa succede con l'avvento della realtà virtuale? È qui che iniziano a porsi una serie di indagini in cui ancora una volta è possibile vedere una fortissima connessione tra il mondo ottocentesco del panorama e il suo ritorno, la sua resurrezione in ambito digitale. Un esempio sono le indagini mediarcheologiche di Zoe Bilhoff, la quale ricostruisce in Quick Time Voir un mondo mentale che corrisponde all'Ottocento, fondamentalmente, e che è una specie di panorama onirico che le definisce vita onirica delle tecnologie, all'interno del quale poter ricostruire le origini della modernità e del capitalismo in una prospettiva analoga a quella beniaminiana. Oppure un'altra autrice che si rifà esplicitamente al concetto di rêverie di Bachelard è Charles Davis. Perché Charles Davis, in opere come Osmose o come FMR, ricostruisce un rapporto osmotico con l'immagine, ricostruisce una dimensione dell'immagine in cui non è possibile più ritrovare una differenza tra soggetto e oggetto, tra alto e basso, tra destra e sinistra, ma solo un unico campo di esperienza che lei chiama col termine bachelardiano di rêverie, dove la rêverie è la capacità di trasfigurare lo spazio circostante attraverso l'immaginazione onirica, fondamentalmente. E allo stesso tempo è proprio in questo contesto che iniziano a circolare
una serie di teorie, una serie di teorie del sogno che a questo punto, come le teorie ottocentesche vedevano e semplificavano il sogno nella metafora tecnica del panorama e della fantasmagoria, ora esemplificano l'esperienza onirica col concetto della realtà virtuale. Ad esempio abbiamo il noto studioso di sogno John Allan Hobson, uno psichiatra americano, per cui il cervello è dotato di un generatore innato di realtà virtuali che funzionano da modelli predittivi della vita quotidiana. E cosa succede? In che senso possiamo vedere l'attività di questa metafora? Cioè, la sua influenza sta nel poter affermare che il sogno e la coscienza non differiscono particolarmente, si tratta sempre di costruire delle realtà virtuali per poter dominare l'esperienza. Ma la caratteristica del sogno è che questo modello è semplificato e immersivo. E quindi può avere diverse funzioni. Per un altro autore, come Antti de Bonsuo, sono possibili due prospettive che lui teorizza. Una è la Threat Simulation Theory, che vede il sogno come una realtà virtuale che ci permette di simulare delle minacce possibili e quindi salvarci quando le incontriamo nella realtà. E l'altra è la social simulation theory, molto vicina, per cui le minacce possibili esistono sempre, ma riguardano più che altro le relazioni sociali. E la realtà virtuale del sogno ci permette ancora una volta di fare esperienza in anticipo, anticiparle. Oltre a due filosofi della mente, come Thomas Metzinger e Jennifer Wint, invece parlano del sogno come esperienza cosciente, perché ancora una volta è un modello della realtà, che però ha un'unica differenza rispetto alla coscienza tout court, ovvero al nostro stato di veglia, che anziché essere online e quindi essere aggiornato costantemente dagli stimoli sensoriali che incontriamo ogni volta, è come se agisse offline, in questo senso molto più simile alla realtà virtuale. Perché la realtà virtuale non fa altro che isolarci ed immergerci all'interno del mondo immagine. Ora, attraverso questa nuova episteme che vede il sogno come realtà virtuale, è possibile individuare diversi aspetti. Ad esempio, un primo aspetto riguarda esattamente quella che abbiamo chiamato la social simulation theory, in dialogo con quella che Chris Milk ha chiamato la macchina dell'empatia. Voi sapete che Chris Milk è noto, identifica la realtà virtuale con una macchina dell'empatia che ci permette di entrare nei panni dell'altro. E in questo senso è come se il sogno, la realtà virtuale funge da modello predittivo che ci permette di comprendere il vissuto altrui in totale continuità con le idee espresse dalla Threat Simulation Theory e dalla Social Simulation Theory. Un esempio è Carne Arena, che mette l'utente nei panni di un migrante che deve passare il confine col Messico. Certo, con tutta la problematicità poi di questo modello, perché sappiamo che effettivamente potrebbe essere, cioè una concezione del genere sembra quasi corrispondere a una sorta di metodo ludovico di Arancia Meccanica. Oppure Project Syria di Noni della Penia, che anche Elisabetta che conosce molto bene, che invece permette, ancora una volta, a che fare con la migrazione, però in relazione ai campi di profughi in Iraq. Oppure si potrebbe pensare di vedere come nella realtà virtuale la realtà virtuale diventa un dispositivo perfetto per rappresentare degli stati mentali alterati.
in cui avviene un circolo molto interessante tra la possibilità di codificare culturalmente, rappresentare l'allucinazione o il sogno, e allo stesso tempo quella di farla aderire al vissuto dell'utente. Esempi sono Porton Down, che si è visto a Venezia nel 2019, che non fa altro che simulare degli esperimenti con l'LSD, cui corrisponde una liquefazione dell'immagine immersiva. O Cosmos Within Us, che ci mette invece nei panni di un malato di Alzheimer, e quindi dove la realtà virtuale funziona quasi da protesi debilitante, che fa sì che le nostre memorie siano sempre più sconnesse e non lineari. Un ultimo aspetto riguarda il carattere del sogno come sogno lucido, ovvero nel sogno sia nel sogno che nel sogno lucido c'è una caratteristica principale, ovvero quella che noi siamo tanto autori quanto attori e spettatori dell'esperienza onirica. Ed è esattamente il modello che io ritrovo in quelle forme di realtà virtuale che riescono ad assorbire la performance. Una di queste è Warai di Gilles Jobin, un coreografo, nella quale ci si ritrova circondati da giganti che scoperchiano la casa in cui ci troviamo, quindi una situazione tipicamente onirica, e dove però allo stesso tempo è pensata per più utenti che come se condividessero il medesimo sogno. Non è un caso se uno dei pionieri della realtà virtuale come Jeroen Lanier aveva sperimentato ampiamente il sogno lucido, ma poi aveva capito che una delle caratteristiche che rendevano meno interessante il sogno lucido è proprio la sua incapacità di essere collettivo, e quindi uno dei suoi obiettivi era quello di costruire un sogno lucido collettivo. In diverse esperienze di realtà virtuale la capacità di includere il gesto, di includere il libero gesto, rende possibile un'esperienza comune in cui la negoziazione può diventare effettivamente collettiva, e quindi anche la stessa esperienza di negoziarsi in diverse forme. L'ultimo esempio che faccio è di Horrifical Real Virtuality di Marie Jourdan, che esemplifica, che non fa altro che realizzare l'esperienza già immaginata da Keaton, ovvero in questa esperienza viene richiesto di girare un film di Ed Wood, insieme a Ed Wood stesso. La prima parte dell'esperienza è totalmente performativa, ma una volta indossato il casco si entra in un cinema immaginato in cui lo schermo è penetrabile e si può passare dall'altra parte e interagire in carne e ossa con un attore, i cui movimenti sono tradotti in tempo reale in realtà virtuale, che interpreta il Bela Lugosi, protagonista di tante opere di Ed Wood. Un ultimo esempio con cui voglio chiudere, e di cui parlo nel libro, è quello di The Key di Céline Tricard. The Key e ancora una volta nasce come integrazione di realtà virtuale performance, anche se ora è spedibile su Oculus senza la parte performativa, ed è l'invito che ci fa una donna di penetrare nei suoi sogni per cercare il trauma della sua infanzia. Non vi faccio spoiler, vi dico solo che ha fortemente a che fare con la migrazione. Ma questo mi permette di riprendere un'idea tipicamente beniaminiana, che è un po' un autore che fa da quadro a tutto questo mio volume, ovvero l'idea che immergersi nel sogno è necessario perché urga il risveglio, perché urga la coscienza del reale. Per cui la realtà virtuale, l'identità tra realtà virtuale e sogno, alla fine di questo mio excursus che voglio proporre, è quella della possibilità di immergersi nei sogni non per isolarsi, ma per comprendere meglio la realtà sociale e politica in cui siamo e intervenire. Vi ringrazio. Grazie Giancarlo, grazie mille. Allora, ecco sì, se mettiamo fine, sì. Esatto, alla condivisione dello schermo. Ah, e sì, poi arrivo.
Sì. Adesso vediamo tutto il tuo schermo. Ok, allora, no, così no. Sì, devo... Devi interrompere sotto dove c'è... Sai, c'è scritto condividi schermo, ah, dovrai sì. Interrompere sotto. No, aspetta, arrivo subito, Ecco, perfetto. Va bene, quindi intanto io invito tutti a prenotarsi per le domande in chat. La chat dovrebbe essere attiva, credo già, quindi è possibile prenotarsi. E intanto inizio io con una considerazione sul tuo libro, che come sai poi mi interessa moltissimo anche a livello di ricerca, perché mi sto confrontando con temi simili. E allora ti volevo chiedere una cosa. Tu nel libro parli, come hai spiegato adesso, di immersività, no? Però l'immersività è un concetto molto complesso e può essere inteso in tanti modi. Quindi ti volevo chiedere di spiegarci meglio tu che tipo di taglio hai dato rispetto magari anche a un dibattito, no? Che vede una complessità intorno a questo tema, dal concetto di appunto di flow al concetto di presenza. Quindi volevo chiederti qualcosa in più su questo. Poi vedo che stanno iniziando a prenotarsi le persone e passerò la parola a Luca. Inizio? Inizio sì, se ti va, sì, intanto io raccolgo. Pensavo che facessimo più un giro. Ah sì, questa è una questione molto interessante, perché l'immersività si dice in molti modi, e il modo in cui vuole il mio libro vuole trattare il tema dell'immersività riguarda soprattutto due aspetti. Un primo aspetto è l'isolamento dell'utente rispetto alla realtà reale, ovvero questa dimensione prettamente onirica, e l'idea che non possa fare altro che esperienza del mondo immagine, ovvero una relazione con l'immagine che non vede via di fuga, nel senso che non c'è mai la possibilità di concentrarsi sul supporto, ma solo all'interno di questo orizzonte. Che per me è la dimensione che culturalmente corrisponde all'onirico. E il secondo aspetto in cui intendo l'immersività è nel senso dell'incorporazione. Ovvero l'idea è quella di un'immagine che aderisce alla sensibilità e al corpo dell'utente in modo tale da essere radicalmente, potremmo dire, soggettivizzata. Per cui si crea questo rapporto molto particolare. Da una parte abbiamo la produzione di un immaginario onirico che non può corrispondere ai nostri sogni reali, ma corrisponde al modo in cui i sogni sono stati storicamente immaginati o culturalmente tramandati. Ma dall'altra la possibilità di reinstallare questo sogno culturale nel corpo dell'utente. Grazie, Beto. Grazie a te. Allora, vedo in chat già alcune domande. Iniziamo da Andrea. Grazie, Betta, grazie, Gianca. Avevo diverse cose, ma ne pesco una intanto sugli stati alterati di coscienza, che mi sembra un tema molto affascinante, al quale abbiamo dedicato già delle riflessioni e altre ne arriveranno. Mi domandavo, rispetto allo sforzo del cinema, di trasmettere la percezione alterata di tipicamente la soggettiva di un tossico piuttosto che di un ubriaco, piuttosto che di un malato di mente, o ancora di trasmettere delle percezioni che non sono umane, penso ai vari film di fantascienza con i vari Predator, Alien, eccetera, e le loro soggettive di visione termica. Secondo te che cos'è che costituisce lo specifico della realtà virtuale? Perché ci siamo detti tante volte che sarebbe un po' deludente se questo specifico consistesse nel fatto che queste soggettive alle quali il cinema ci ha così bene
abituate, cioè anche iniziate, perché in alcuni casi sono fatte davvero in maniera impressionante. Sarebbe deludente se lo specifico fosse aggiungere semplicemente la possibilità di guardarsi intorno tra i 60. E allora mi chiedevo se secondo te c'è qualche cosa d'altro qui in gioco, oltre al 60. Sì, io penso che quel qualcosa d'altro non sia... Grazie mille Andrea per questa domanda che è effettivamente estremamente interessante. Io penso che quel qualcosa d'altro non sia visibile in tutte le esperienze di realtà virtuale, perché molte esperienze di realtà virtuale hanno effettivamente questo aspetto deludente, ovvero semplicemente di trasformare nel formato di 360 gradi di qualcosa che può rappresentare già benissimo il cinema, ma che emerga in modo molto più potente nelle esperienze che sono capaci di incorporare il gesto, l'azione, la totale compartecipazione dell'utente. E allora è lì che si crea una rappresentazione dell'onirico che è una fedeltà diversa rispetto ad altre rappresentazioni possibili attraverso altri strumenti, penso strumenti pittorici piuttosto che cinematografici. Perché in quel caso, e quando entrano in gioco altri aspetti, possono essere aspetti legati alla multisensorialità, alla possibilità di relazionarsi con altri soggetti, creando la dimensione di un sogno collettivo, possono essere aspetti legati alla possibilità di modificare attivamente il corso dell'esperienza, allora si crea una fedeltà all'onirico molto diversa. Penso ad esempio a Portondown è l'esperienza dedicata all'LSD, in cui abbiamo questa liquefazione totale dell'immagine che aderisce totalmente alla nostra percezione, però allo stesso tempo il tutto prevede anche un'interazione dell'utente che fa, è come se facesse direttamente da cavia dell'esperimento, tanto che alla fine dell'esperienza vengono scaricati anche sui dati biometrici, oppure allo stesso The Key, in cui effettivamente si ricrea un accesso molto user friendly all'esperienza che Detricar, l'autrice, semplifica nell'idea di story living, ovvero un accesso diretto in cui differentemente che nella macchina dell'empatia in cui si viene un po' costretti nei panni dell'altro, uno può portare la propria esperienza in un mondo altro e poi riconoscere la sua connessione con la realtà, in questo caso di un mondo onirico. Quindi la mia idea è che ci sono non tutte le esperienze di realtà virtuale tutte le esperienze di realtà virtuale hanno in comune con il mondo onirico l'immersività e l'isolamento, però la fedeltà maggiore e anche la differenza rispetto ad altri media è resa soprattutto dall'inclusione di una dimensione performativa. Grazie. Dopo ho anche altre cose, ma mi metto in coda in fondo se c'è tempo. Allora, c'è Anna Caterina. Eccomi. Ciao Anna Caterina. Grazie Gianca. E allora io ti faccio una domanda che appunto è una tensione che ritorna molto spesso nelle nostre conversazioni attorno a questo medium, ma siccome ci parlavi da un lato di questa paradigma del sogno come un modo per leggere la perdita di dominio dello spettatore o della spettatrice all'interno dell'ambiente della realtà virtuale, e allo stesso tempo non neghi del tutto l'attività, una poetica diciamo dello spettatore attivo o l'idea di interattività con cui spesso si tende invece a descrivere il tipo di interazione con questi ambienti. E niente, quindi ti chiedevo un po' come di esplicitare meglio come concili attraverso il sogno questa doppia dinamica. Grazie mille Anna Caterina. Allora, io faccio riferimento nel libro
ad un paradigma che non ha a che fare direttamente con la realtà virtuale, ma con le installazioni, che è quello di Claire Bishop, che parla dell'installazione, quindi di un'esperienza artistica immersiva, nel senso di una dream scene, di una scena onirica, dove effettivamente sono presenti tutte le caratteristiche a cui tu hai fatto riferimento, ovvero da una parte non c'è una visione cartesiana o una prospettiva che permette un dominio del punto di vista sulla rappresentazione. Ogni punto potrebbe essere l'inizio di uno storytelling diverso. E quindi abbiamo un soggetto che è radicalmente decentrato. Ma dall'altra, proprio perché è decentrato, questo stesso soggetto è attivato, nel senso che è lui a dover decidere il percorso di libere associazioni che danno senso a questa immagine che lo circonda. Allora, il rapporto tra l'installazione e l'installazione di realtà virtuale o l'esperienza di realtà virtuale è che questa dream scene è anche individualizzata e soggettivizzata, direi. Grazie mille. Cosa che Giancarlo, stavo pensando, permette anche una libera costruzione di senso, no? Perché il problema di trasformare il sogno in uno storytelling che abbia un senso già costruito è un po' antitetico all'idea di sogno, che invece va solitamente per associazioni assolutamente arbitrarie. Certo. Sì, infatti l'idea che c'è in Bishop, che io riprendo, è quella delle libere associazioni freudiane. L'idea che il sogno ha un senso che va ricostruito attraverso un percorso che non è mai totalmente predato, ecco, cioè che prevede un'attivazione. Vedi che gli storici dell'arte sono sempre la chiave giusta. Sì. Senza di voi dove saremmo? Esatto. Fabrizia. Sì, ciao Giancarlo, grazie per questa... Grazie. Mi sentite bene? Sì, per questa bellissima presentazione. Ma mi ha riportato alla mente la nozione di reverie, su cui effettivamente non tornavo da un po', e quindi stavo pensando appunto alla differenza tra il sogno vero e proprio appunto e la reverie, in senso bachelardiano, appunto come una fantasticheria sognante, no? Sì. E mi veniva in mente che appunto in realtà il concetto di reverie ha a che fare un po' con il modo in cui Bachelard tematizza anche il confine tra l'irreale e il reale. Cioè, si parte da reverie, è ciò che parte dal reale ma che porta in qualche modo a un'irrealtà. Ecco, volevo sapere se... non so se questo tema, cioè, rientra in qualche modo nell'orizzonte che hai sviluppato, cioè, quindi il sogno come qualcosa di irreale che in qualche modo ha a che fare sempre però con la realtà delle cose, e come la realtà virtuale invece sviluppi e tematizzi questo confine tra reale e irreale. Sì, allora, grazie Fabri. Io arrivo a parlare della reverie passando attraverso l'opera di Cher Davis. Quindi arrivo a Bachelard, ma sempre passando attraverso l'opera di Cher Davis, che è profondamente ispirata alla poetica dello spazio. Profondamente. L'idea è quella di uno spazio che è comunque trasfigurato da questo rapporto, che, come tu hai ben sottolineato, non è quello del puro sogno, perché per Bachelard il sogno non ha cogito, cioè non ha io fondamentalmente, ma è un rapporto molto diverso perché l'ancoraggio alla realtà c'è, però è una realtà trasfigurata, soprattutto una realtà che supera la divisione cartesiana tra io ed estensione fondamentalmente. E in particolar modo c'è un Bachelard che interessa a Cher Davis, cioè c'è un concetto di Bachelard che interessa a Cher Davis, ed è quello di immensità, che lei cerca di riprodurre all'interno dello spazio immersivo. Per Bachelard l'immensità sono tutti quegli spazi che sono moltiplicabili all'infinito, quegli spazi uniformi che sono moltiplicabili all'infinito,
gli esempi sono il deserto oppure la foresta. L'idea è quella che la realtà virtuale possa creare questo spazio in cui non ci si senta più divisi rispetto alla realtà, ma parte di un unico flusso. Grazie mille. C'è una domanda di Pietro. Sì, grazie Gianca. Ti volevo chiedere, riprendendo un pochino la domanda di Andrea, ma anche l'osservazione della Betta, su esperienze VR più o meno riuscite nella restituzione di un'esperienza onirica o di un'esperienza alterata. Non mi ricordo se poi alla fine, all'ultima Venice VR, hai fatto l'esperienza di Goliath o no. Perfetto. Allora, magari per chi non l'ha fatta, è un'esperienza in cui ti ritrovi nei panni di un ragazzo schizofrenico, no? Che è stato in cura per vari anni e che poi ha trovato, appunto, come dicevi tu, anche l'aspetto sociale, la sua forma di socializzazione solo nei videogame, nei giochi multiplayer online. Infatti il sottotitolo è Playing with Reality. Qui però ti trovi un po' Gianca, no? Cioè, da una parte è meno limitato di un video 360, perché puoi fare delle cose, puoi fare delle azioni, afferri pillole, fai vari tipi di giochini, eccetera, eccetera. Dall'altra però lo storytelling è un pochino, è ovviamente vincolante, non solo perché non è il tuo storytelling, ma perché le possibilità offerte dal sistema sono estremamente limitate, le possibilità in cui tu puoi fare effettivamente, puoi interagire in qualche maniera col sistema. Mi chiedevo se tu qui vedi delle differenze strutturali con la struttura stessa del sogno che ti è in qualche modo, ti arriva, sei sognato tu anche nel sogno lucido, oppure se c'è, insomma, se è un'esperienza che è riuscita o meno, ecco, nella rappresentazione dello stato onirico o alterato comunque. Grazie Gianca. No, grazie mille Pietro, è una domanda interessantissima, anche perché io penso che Goliath l'hai descritto benissimo. Io penso che una delle idee più geniali è quella che effettivamente uno stato per noi inaccessibile, come quello della schizofrenia, debba passare attraverso la rappresentazione di un medium, che però deve essere un medium familiare, cioè non già la realtà virtuale, non la realtà virtuale che rappresenta la schizofrenia e basta, ma la realtà virtuale che rappresenta la schizofrenia attraverso il videogioco. Per cui in Goliath c'è un aspetto molto interessante, che la schizofrenia, perché è resa bene da questa dimensione? Perché è presentato come uno sparatutto in cui ad essere abbattuta deve essere la realtà esterna. Perché una realtà esterna minacciosa e che chiama delle difese schizoidi. E questa è mi è sembrata una cosa molto intelligente di Goliath, che mi sembra un testo profondamente nutrito di consapevolezza a livello psichiatrico. Anche l'idea, l'esperienza che si fa all'interno di Goliath di precipitare all'infinito come esemplarizzazione effettivamente di quella che è la crisi psicotica. E dall'altra, però, giustamente tu dicevi, non siamo mai totalmente liberi, come in un videogame in cui le opzioni sono limitate, ma perché effettivamente è anche una caratteristica del sogno di non essere mai né totalmente attivo né totalmente passivo, ma di giocare in un regime in cui ciò che produciamo noi ci appare come qualcosa di esterno e indipendente. Per cui anche in questo senso la metafora del medium del videogioco così limitato potrebbe essere estremamente interessante. Ok. Poi Giancarlo, mentre parlavate, stavo pensando anche al fatto che nella realtà virtuale è molto utilizzata la possibilità di volare, no? Che sì. Quella è proprio il sogno per eccellenza. Tu parli di Laurie Anderson e To the Moon, sì. Per esempio, e lì si spiega questa cosa. Sì, sì. L'esperienza di volare, di cui è espertissimo, molti nel gruppo, ma specialmente Andrea è espertissimo, che si può fare in realtà virtuale in molti modi.
Io l'approccio attraverso l'esperienza più onirica possibile, che è quella di questa grandissima artista che è Lori Anderson, che ha immaginato questo viaggio nella Luna, con tutti i riferimenti anche cinematografici, di questa esperienza, penso a Méliès, in cui si finisce per volare, per gravitare intorno a questa rosa gigante. Per cui effettivamente è una delle esperienze impossibili. Io che non ho mai fatto sogni di volare, però nell'esperienza della realtà virtuale ho potuto farlo. Allora, c'è Rosa. Sì, eccomi. Ciao Giancarlo, innanzitutto grazie, anch'io mi volevo accodare, grazie per questa presentazione molto bella. E la domanda che volevo farti era relativa ai documentari di cui tu hai parlato brevemente all'interno della tua presentazione. Mi domandavo, tu hai fatto molti esempi, alcuni possiamo più chiaramente, esplicitamente ricondurli a un ambito, se vogliamo, di finzione, poi senza che per forza uno debba tracciare un confine rigido su questi due ambiti, ma mi domandavo nello specifico se e in che modo possiamo collegare l'ambito di esperienze che più ci rappresentano e ci trasportano in situazioni reali all'ambito dell'onirico e come si sposano queste due tematiche. Sì, grazie Rosa, perché mi permette di chiarire un aspetto che forse non era passato così bene. Cioè, effettivamente sono esperienze che a livello di rappresentativo non hanno nulla di onirico, anzi, più riproducono la realtà, più sono mimetiche e meglio funzionano. Però corrispondono effettivamente ad un paradigma contemporaneo del sogno che è molto influente, che è quello della social simulation theory. Cioè l'idea come del sogno come simulazione di esperienze sociali, anche simulazione di esperienze sociali estreme, che permette in un certo senso di assumere delle forme di consapevolezza o di agency diverse. Per cui in questo senso, anche se si tratta di esperienze molto realistiche e non oniriche, io ho voluto includerle nel libro perché mi sembravano combaciare con alcuni paradigmi che non sono estetici ma che sono relativi a dei dibattiti nella filosofia della mente. Grazie mille. Allora, c'è Federica. Fede. Sì, eccomi. Ciao Gianca. Allora, io ho una domanda che in realtà rivolgo a te, ma che riguarda un po' chiunque cerchi di studiare la realtà virtuale. È una domanda che mi viene in mente perché quando adesso parlavi di Goliath, che è un'esperienza che ho avuto anch'io, mi sembra che stessimo parlando di due cose completamente diverse, no? Mm-hmm. La realtà virtuale, che in questo è simile ai videogiochi, pone il problema di essere variabile a seconda delle scelte che compie l'utente o anche semplicemente della direzione in cui l'utente decide di rivolgere lo sguardo. Quindi se nel caso del cinema siamo grosso modo sempre certi di avere visto la stessa cosa, diciamo, quando proponiamo o leggiamo l'analisi di un film, nel caso della realtà virtuale abbiamo questa certezza non l'abbiamo più. E quindi niente, stavo semplicemente ragionando a voce alta su questo che potrebbe essere un rischio metodologico delle nostre ricerche, e volevo semplicemente un tuo punto di vista su questo tema. Grazie. Grazie Fede, perché effettivamente mi hai fatto molto pensare all'idea che il modo con cui descriviamo la realtà virtuale non ha tanto a che fare con l'analisi del film, quanto col processo che Freud chiama elaborazione secondaria, ovvero quel racconto del sogno che effettivamente per funzionare deve perdere alcune caratteristiche e tradirlo radicalmente. Perché il mio racconto di Goliath non corrisponde probabilmente al tuo, mentre siamo di nuovo, è probabile che il cinema, io sono nato già in un episteme in cui il cinema si poteva bloccare e analizzare inquadratura per inquadratura, è probabile che il cinema precedente a queste possibilità fosse molto più onirico proprio anche per questa caratteristica. Metz parla dell'analisi del film proprio facendo riferimento all'elaborazione secondaria, cioè al racconto che necessariamente tradisce l'esperienza di immagini che si è fatta, e quindi forse con l'esperienza di realtà virtuale siamo tornati lì. Grazie mille.
Allora, vedo Barbara che si è prenotata. Sì, sì. Ciao, allora, grazie mille Gianca di averci raccontato il tuo volume, che è sempre molto interessante, come tante, tutte le cose che fai. E, no, io volevo chiederti questo. Il cinema, nel tentare di rappresentare il sogno, ha sempre marcato una differenza, no? Cioè, ha sempre cercato, usato appunto dispositivi, come può essere stata la dissolvenza o altre marche, per farci capire che l'immagine che stavamo percependo non apparteneva al nostro ordine di realtà. Allora io mi chiedevo, dentro un'immagine VR questo non è possibile, o sì, o c'è un modo per creare una discontinuità nel regime percettivo? L'hai trovato, ce lo indichi, ecco, solo questo. Un po' ne hai già parlato, però volevo che tornassi su questo perché mi sembrava che appunto con il VR il salto fosse che il sogno non è più distinto, o comunque non appartiene più a un ordine di realtà che è quello che il cinema ci può mostrare senza artifici, diciamo, senza effetti speciali, ecco. Era un po' su questo, grazie. Grazie Barbara, è un punto veramente interessante, perché stavo pensando che effettivamente, per quanto le rappresentazioni oniriche della realtà virtuale possono sembrare dei sogni protesici, potremmo dire, però è vero che all'interno di queste esperienze poi troviamo sempre uno stacco tra la rappresentazione della realtà e la rappresentazione poi alterata o onirica. Penso in Porton Down ci troviamo prima a fare il test normalmente e poi vediamo l'immagine liquefarsi. In The Key passiamo da questo mondo onirico, ricostruito attraverso uno stile di realismo magico, all'immagine fotografica, per dire. E questo rappresenta uno stacco. Quindi io mi chiedo se in questo la realtà virtuale non rimanga estremamente cinematografica, cioè nel rappresentare uno stato alterato, perché effettivamente non può che avere accesso ai modi in cui il sogno è codificato, e se ci sono delle nuove codificazioni. Questo sarebbe veramente un campo su cui potresti un attimo interrogare, perché diciamo in molti casi sembrano corrispondere agli stati alterati del cinema. Ad esempio una delle prime esperienze di realtà virtuale, My Brother's Keeper, addirittura la memoria viene resa attraverso le nuvolette che circondano il ricordo della memoria, mentre diciamo in altri casi abbiamo delle forme di rappresentazione più complessa. Credo che la mia idea è che ad essere mimetico rispetto al sogno, oltre che la rappresentazione, è anche lo stesso dispositivo. Ed è in questa chiave che io considero onirica anche l'esperienza realistica. No, no, certo, avevo capito, ma il discorso era, facendo questa operazione, cioè considerando sogno il dispositivo più che le rappresentazioni, in pratica andiamo a dire che non c'è più differenza tra i due stati, perché il VR è realistico in entrambi i casi, non so come dire, rappresenta il reale e l'onirico con gli stessi codici di iperrealtà. Quindi erode un po' questa, dal punto di vista proprio dell'accesso alla conoscenza del sogno, come se erodesse la necessità di differenziarlo. Ecco, era un po' questo che cercavo di... Assolutamente, sono completamente d'accordo. Gianca, posso, scusa? Mi chiedevo, ma film tipo grandi classici, tipo Caligari, in cui non capisci, in cui rimani in dubbio fino alla fine o addirittura al di là della fine, se tutto quello che hai visto in precedenza era un sogno del protagonista o meno. Sì. Qui la soglia tra onirico e non onirico viene messa in discussione fino o addirittura oltre la fine. E quindi in effetti la domanda di Barbara, secondo me, era anche stimolante in questo senso, perché si potrebbe immaginare, o magari ci sono già forme di VR in cui la soglia tra sogno e non sogno è ben definita, e altre, penso, non lo so,
penso a, a quell'inserto in carne e arena dove si vedeva proprio uno stacco, e altre invece in cui non capisci bene se quello che stai vivendo, esperendo, è il sogno oppure no. Tutto qua. Cioè, volevo dire che alcuni film mi sembra che rimettano in discussione questa distinzione tranchant tra il mondo, anche con effetti speciali, tra il mondo onirico e no. Sì, sono, anche perché nel Caligari è onirico tanto il mondo del sogno quanto quello in cui ci si risveglia. Fondamentalmente, cioè, si rimane sempre all'interno di una rappresentazione allucinata. Per cui effettivamente si potrebbe pensare a un'esperienza di realtà virtuale che ci faccia pensare quanto sia già allucinatoria alla realtà e quanto il confine sia labile. Sono veramente degli aspetti su cui potremmo approfondire insieme, perché... Ma guarda, Giancarlo, vorrei inserirmi anch'io su questa cosa che dicevano Barbara e Pietro, perché in realtà è una cosa interessantissima, è proprio parte di quel discorso che noi facciamo sempre sull'immediatezza del medium, cioè la realtà virtuale si propone come ingresso nell'immagine non mediata e quindi abolisce tutte quelle forme di mediazione. Per esempio, anche nel videogioco esiste questo che a cui Barbara accennava, l'interfaccia metaforica che ti fa capire che quello che stai vedendo non è la realtà, oppure che tu stai per morire perché sei stato colpito e allora vedi gli schizzi di sangue, eccetera. Mentre la cosa interessante che giustamente sottolineava Barbara è quest'idea di capire se attraverso la realtà virtuale ci possa essere un modo, pur nella immediatezza del medium, di rendere questa dimensione all'utente, a chi sta facendo esperienza di questo. Quindi è un tema molto interessante. Assolutamente. Okay. No, anche perché poi in The Key, che citavi tu, c'è proprio un salto invece molto, molto netto tra animazione e fotografia, no? Quindi adesso sempre senza svelare, senza fare spoiler, per chi non ha visto, però c'è il momento in cui ti confronti con questa immagine pseudorealistica dopo che per tutto il tempo sei stata nel mondo onirico del disegno animato, sostanzialmente. Allora lì forse è fin troppo banale questa demarcazione, invece è molto più originale, è molto più creativa la pista che hai percorso tu, cioè il fatto che il mezzo in sé sia un accesso in qualche modo al sogno, come nell'archeologia del cinema è stato anche appunto alcuni dispositivi del precinema, eccetera, eccetera. Quindi certo è più creativo, mi chiedo se non possiamo spingerlo ancora oltre, cioè proprio a pensare a un dispositivo di erosione proprio sul piano epistemologico della differenza degli statuti di realtà e irrealtà. Ecco, basta. Comunque grazie mille del tuo intervento. Sarebbe, effettivamente si potrebbe lavorare in questa direzione. E già immagino La notte dei simulacri 2, perché mi sembra un bel titolo, no, perché, che possa lavorare addirittura sul venir meno dello statuto epistemico della realtà rispetto alla realtà nella rappresentazione dell'onirico. Sarebbe fantastico. Grazie mille, Barbara. C'è anche da dire che poi tu, De Key, lo tratti alla fine del libro e parli di un risveglio. Cioè questo ritorno all'immagine fotorealistica a cui faceva riferimento Barbara è un risveglio dal sogno. C'è da dire che io De Key l'ho esperito nella forma che integrava la performance, per cui parte dell'esperienza era anche che quando ti toglievi il casco ti trovavi di fronte dei quadretti che rappresentavano i personaggi a cartone animato, onirici di De Key, che però si potevano sollevare e trovare invece le foto reali dei migranti con una serie di informazioni. Per cui è tutto riletto come l'idea di una tecnologia del risveglio in cui immergersi in un mondo altro, immergersi in un mondo onirico, anche così palesemente cartunesco, questo stile un po' Tim Burton, serve fondamentalmente per riscoprire una serie di emozioni che anche quando non riferiamo direttamente alla situazione dei migranti capiamo che appartengono tanto a noi quanto ad altre soggettività. Visto che c'è ancora qualche minuto, se vogliamo, eccolo, recuperare le riflessioni di Andrea. Sì. Grazie, Betta. Dunque, era una curiosità che rivolgo a te, Giancarlo, ma forse anche a Vittorio, che è qui con noi. Riguardo all'offline, quella
posizione di Metzinger che tu hai ricordato del sogno come qualcosa di offline, una procedura offline, un'attività offline, mi pare che sia implicitamente una concezione molto limitata dell'essere online come coscienza, perché da un certo punto di vista mi verrebbe da dire che il corpo è sempre online. E quindi senza recuperare quelle vecchie teorie fisiologiche della determinazione del sogno, che se mangi una peperonata poi dopo sogni che hai la casa in fiamme, no? Di cui però Freud si ricorda bene nell'interpretazione dei sogni e in fondo in una certa misura, anche se decritica ironicamente, ma in fondo le recupera e le metabolizza. Questa cosa dell'offline non mi convince moltissimo, volevo avere un tuo parere. L'altra questione, volevo introdurre la differenza tra ambienti virtuali, interattivi e non interattivi. Perché questa idea di una reverie mi sembra che si possa predicare in maniera più adeguata quando io sono all'interno di un ambiente virtuale che subisco in qualche modo passivamente, anche se posso ruotare la testa e tutto quello che sappiamo, però in ambienti a 3 gradi di libertà in cui non posso né traslarmi nello spazio né prendere degli oggetti, ma sono lì, mi guardo intorno e in qualche modo ricevo un paesaggio, un panorama che è stato deciso da altri, perché non so se è l'esperienza di altri o di tutti o di nessuno qui presente, ma quando io sogno ho la sensazione che il sogno mi accada e anche se io faccio delle cose nel sogno non ho la sensazione di poterle controllare in un'interazione con gli elementi onirici effettiva. Ecco perché mi domando se delle varie opere che tu hai analizzato si potesse eventualmente introdurre una differenza, se ti è sembrato anche a te che quelle opere che sono più esplicitamente e patentemente interattive, in cui tu puoi fare effettivamente delle cose e modificare la situazione, sappiamo sempre che è una modificazione che accade all'interno di un set predeterminato dal software, però comunque qualche cosa puoi fare rispetto a quelle in cui ti limiti a guardare. Mi sembra che siano queste ultime che abbiano una parentela maggiore con la dimensione onirica delle prime, o forse semplicemente sono io che faccio dei sogni un po' scarsi, un po' più interattivi. Sono due questioni molto interessanti. Sulla prima, effettivamente, cioè, se effettivamente quello che ci interessava è vedere come, in un certo senso, nell'episteme i dispositivi con cui abbiamo a che fare finiscono per inventare la coscienza fondamentalmente e anche l'inconscio. Pensiamo al telescopio di Freud. Freud, dovendo descrivere il luogo ideale del sogno, sceglie il telescopio e non il cinema, per dire. Quando gli viene chiesto di sceneggiare storia di un'anima, lui rifiuta. Perché non considera il cinema capace di rendere i concetti della psicanalisi, paradossalmente, nonostante poi una lunga tradizione penserà il contrario. L'idea dell'offline, pensiamo anche all'influenza dell'ideale idea dei software e hardware su varie teorie cognitiviste. L'idea dell'offline rimane piuttosto povera, perché effettivamente Non rende conto, probabilmente rende conto di un'idea un po' vecchia della realtà virtuale, però allo stesso tempo l'idea da raccogliere è quella che si tratta del sogno di un ambito chiuso, di un modello di esperienza chiuso che non deve fare i conti con l'intervento costante della realtà esterna, perché nel sogno siamo in qualche modo isolati, però sì, è vero, rimane piuttosto povera. Per quanto riguarda il secondo aspetto, c'è da dire che anche nelle forme più elementari di realtà virtuale, noi la posizione del nostro sguardo, in un certo senso,
crea una forma molto, molto banale di interattività. Cioè l'idea che anche qualora ci fosse all'interno dell'ambiente virtuale una scena principale, noi siamo sempre liberi di darle le spalle, ma rimanendo in un certo senso chiusi nell'immagine. La passività di questa esperienza può somigliare molto di più alla passività che troviamo nel sogno. Pensiamo anche a tutto il campionario di Freud legato ad esempio ai sogni in cui ci si ritrova in mutande e incapaci di muoversi in pubblico, no? Per dire l'idea di un sogno in cui certamente non abbiamo l'impressione di essere attivi e di determinarne il corso. Però allo stesso tempo è anche vero che l'autore del sogno siamo sempre noi. Grazie. Va bene, direi che... Sì, buonasera, visto che Andrea, animo il mio simulacro per una frazione. Beh, innanzitutto buonasera, complimenti. Ho seguito dalle 18:20, perché prima avevo una allosissima riunione di dipartimento e appena ho potuto sono scappato. Allora, sono d'accordo con Andrea che il concetto di online e offline da un punto di vista, diciamo, neurofisiologico, neuroscientifico, è estremamente problematico. Cioè, è indubbio che nel sogno, durante l'attività onirica, il corpo è predominantemente offline. Conosciamo una delle situazioni di maggiore impotenza, c'è l'atonia muscolare, a parte i movimenti oculari, poi adesso si discute molto se in realtà l'attività onirica non prevalga nel sonno profondo più che in quello a movimenti oculari rapidi. Ma sicuramente non è offline il corpo, cioè il corpo nell'esperienza onirica è attivissima. Spesso è vero che ci troviamo bloccati in mutande col mostro che arriva, ma in altre situazioni voliamo, siamo coinvolti nelle attività più diverse, alcune piacevolissime, altre molto meno. E questo si riverbera sull'idea di che cosa vuol dire muovere il corpo quando il corpo sta fermo. Questa è una delle prerogative che abbiamo scoperto il nostro cervello ha, e quindi molto banalmente il mio sistema motorio si attiva, io non mi muovo, ma immagino di muovermi, e la stessa cosa accade nel sogno, ecco, solo questo. Grazie mille. Bene, allora Elisabetta, ti rubo il ruolo di mediatrice per ringraziare Giancarlo, per ringraziare tutti voi per la partecipazione e le domande. E a questo punto è il momento per voi, almeno della peperonata serale, per vedere se poi ci sarà il corpo online che si trasformerà in bellissimi sogni. E vi diamo appuntamento per l'8 novembre con l'incontro che presenterà il libro di Roberto Diodato, Immagine, Arte, Virtualità. Grazie a Betta per la sua moderazione, a Giancarlo ancora e a tutti voi buona serata. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Ok, grazie. Ok. Grazie ragazzi. Bene. Tutto bene, no? Sì, tutto bene.